Buonasera Presidente. Buonasera. La comodi pure su quel punto. Buonasera. Eccoci qua. Allora, io intanto devo dire subito, perché l'altra volta che abbiamo assistito, cioè che abbiamo sentito da questo studio un diluvio come quello che stiamo sentendo fuori, molti telespettatori hanno scritto che succede, che non succede, purtroppo. Piove. Studio, piove e piove. Si sente. Meno male che non entra acqua. E comunque si sente, quindi qualunque disturbo, diciamo, dovesse arrivare a casa è legato al fatto che sta diluviando e non possiamo farci niente. Parleremo di molte questioni, ma vorrei cominciare proprio da questa manovra economica che tra l'altro entro stasera dovrà comunque essere inviata a Bruxelles. Sì. Quindi si è riunito un Consiglio dei Ministri alle 21 che dice ce la faranno per l'alba di domani mattina finalmente a trovare un accordo e a chiudere su questi 30 miliardi. Non lo so perché diciamo è appena iniziato il Consiglio dei Ministri, però quello che posso constatare è che trovo una litigiosità molto minore anche rispetto alla scorsa maggioranza e rispetto alla scorsa legge di bilancio e soprattutto un dialogo diverso con l'Europa, e questo potrebbe favorire un dialogo migliore nel Parlamento, perché poi la legge di bilancio la licenzierà certo il governo, ma poi c'è l'iter parlamentare che potrebbe portare tante norme a buon fine. Ecco, però la critica più frequente che viene fatta nei confronti di questa manovra economica è che non ha un'anima, non ha un progetto per il futuro. Alla fine l'unica cosa che viene fuori è che si limita a sterilizzare l'aumento dell'IVA. Non le sembra un po' poco per un questo governo un... che poi si prefigge di arrivare a 3 anni? Questo è uno dei punti che è nell'accordo di maggioranza, ovvero quella di sterilizzare la clausola dell'IVA e verrà fatto. Però è chiaro che una legge di bilancio non si può limitare a questo, e mi sembra che ci siano delle direzioni sicuramente importanti. Una prima direzione è che si mantiene il reddito di cittadinanza, fondamentale, e un'altra direzione è che si mantiene anche quota 100 fino e al poi, 2021, fino al 2021, ma questo era già stabilito, e soprattutto la legge di bilancio dovrà, secondo me, connettersi con le esigenze, le stanze che le piazze, quelle che possiamo dire, quelle di Greta Thunberg, portano avanti. Perché una legge di bilancio oggi deve essere una legge di bilancio che incentiva politiche cosiddette a favore verdi. E ci sono delle norme che secondo me il Parlamento può e deve assolutamente migliorare nel dialogo parlamentare. Quindi non è una legge di bilancio. Lei se dovesse dire una legge di bilancio nella forte. Precedente legge varata, quella in accordo con la Lega, quando governavate il paese un anno fa, c'erano quelle due misure, 400 reddito di cittadinanza, uno poteva condividere o non condividere, però erano caratterizzanti e facevano pensare anche a una prospettiva futura. Dell'attuale, a parte la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA, cioè sembra che il PD e il Movimento 5 Stelle si sono messi insieme solo per impedire che crescesse l'aumento dell'IVA su alcuni prodotti, un po' poco. No, io credo che la prima legge di bilancio che ha fatto in questo Parlamento e quindi in questa legislatura aveva dei temi identitari forti, per esempio il reddito di cittadinanza è un tema identitario forte. Quello adesso, precedente. Sì, quello precedente. E quindi è sembrata una legge di bilancio su questo punto molto forte identitaria, ma allo stesso tempo diciamo che oggi il reddito di cittadinanza viene mantenuto, quindi si continua in quel percorso. E ci sarà anche una grande e forte lotta all'evasione da quello che sento dalle forze politiche. Io credo che una legge di bilancio che si rispetti deve portare avanti una lotta all'evasione, perché è fondamentale portare avanti una lotta all'evasione fiscale. Qui si parla di una lotta all'evasione di 7 miliardi, soprattutto dei grandi patrimoni, soprattutto attraverso l'incentivazione al pagamento elettronico. Me ne sembra credibile una prospettiva di questo genere? Cioè 7 miliardi da recuperare attraverso l'uso di bancomat e carte di credito, non sono un po' troppi? Sono un numero, una cifra che non solo stabilisce il governo, ma che il governo con calcoli cerca di portare avanti. Però al di là di questo poi lo vedremo. Io so che quando poi le leggi arrivano in Parlamento, lì si potranno effettuare confronti, dialogo tra maggioranza e opposizione, si potranno consultare organismi terzi che sono preposti anche a questo tipo di calcoli. Quindi poi si andrà per la strada, sarà 1 miliardo in più, 1 miliardo in meno, vedremo, ma si va su quella strada, in quella direzione. Ecco, si è parlato oggi della possibilità di abbassare l'uso del contante da 3.000,
soglia che era stata stabilita durante il governo presieduto da Matteo Renzi a 1.000. Lei sarebbe favorevole a un'ipotesi di questo genere? Diciamo che questo è un ritorno, perché la soglia prima era 1.000, poi è diventata 3.000, adesso ritornerebbe 1.000. Non mi è sembrato che non c'erano stati particolari problemi di una soglia a 1.000 euro di contanti. Quindi lei pensa che dovrebbe essere abbassata quella soglia? Bisognerebbe ritornare. Può essere abbassata. Non perché penso Renzi ha detto non se ne può, parla, può essere uno schiaffo al mio governo. Questo, come al solito, vedrà poi il Parlamento. Però non trovo che sia una discussione per forza prioritaria abbassarlo o a 1.000 lasciarlo a 3.000. Ci sono altri obiettivi secondo me molto più ambiziosi, come quello principale anche dello spostamento, non l'innalzamento delle tasse, lo spostamento delle tasse. Noi oggi abbiamo due linee da seguire: la linea del cambio di produzione, quindi una produzione più verde, e del cambio di consumo. Noi dobbiamo consumare prodotti che siano compatibili con l'ambiente. Allora, incentivare queste due pratiche. Questa una legge di bilancio lo può fare in termini molto efficaci, con lo spostamento della tassazione. Questo è il mio pensiero. Ecco, però, rispetto al precedente esecutivo, quello formato da Lega e Movimento 5 Stelle, quali sono i segnali di novità secondo lei? Perché al di là della questione, che non riguarda naturalmente la manovra economica, però si era parlato anche di modificare i decreti sicurezza. Per ora sembra che nessuno se ne stia più occupando. Secondo lei è importante intervenire su quei decreti, rispetto ai quali lei anche precedentemente era stato piuttosto critico, oppure meglio lasciarli come sono, perché alla fine ogni volta che si va a toccare qualche questione che riguarda rispetto ai decreti sicurezza, si rischia impopolarità. Rispetto ai decreti sicurezza, anche al netto proprio delle critiche che io ho espresso negli ultimi mesi, io partirei proprio dalle indicazioni del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha mandato una lettera sia a me come Presidente della Camera che alla Presidente del Senato, proprio su dei rischi del decreto sicurezza. Allora, su un cambio rispetto ai decreti sicurezza si può partire assolutamente dalla strada che è stata indicata dal Presidente oltre della Repubblica. Per esempio, ripotenziare gli SPRAR, che erano comunque non c'è dubbio gli SPRAR, sono stati molto ridimensionati. Un ottimo sistema di accoglienza, perché l'accoglienza si può fare solo se c'è una reale integrazione, perché se non c'è integrazione c'è poi un disagio, andiamo a unire un disagio di alcune persone col disagio di persone del nostro paese, e crea così una bomba sociale. Noi invece dobbiamo fare un'accoglienza che sia sana, che vada verso l'integrazione, in modo che sminiamo bombe sociali che non devono scoppiare, tuteliamo i nostri cittadini e facciamo un'accoglienza che sia rispettosa di tutti i diritti. Quindi gli SPRAR senza dubbio sono stati un modello. Ma secondo lei vanno anche reintrodotti quei permessi umanitari che invece col decreto sicurezza 1 sono stati completamente cancellati? In questo momento però la politica che noi dobbiamo anche effettuare, per come la vedo io sull'immigrazione, senza dubbio è una politica che deve essere quanto più possibile europea. Quindi è lì che noi dobbiamo andare a affrontare tutti questi problemi, è lì che dobbiamo andare a rivedere il regolamento di Dublino e anche un superamento del regolamento di Dublino. E prendo con favore la conferenza, in qualche modo la riunione che si è tenuta a Malta tra alcuni paesi, che possono in qualche modo contaminare anche gli altri paesi d'Europa rispetto a una decisione, e riuscire, un po' un nulla di fatto, riuscire a far sì che ci siano solo accessi legali, che ci siano meno partenze e che ci sia un aiuto maggiore di cooperazione internazionale per far sì che queste persone riescano a stare bene nei loro paesi. Però diciamoci la verità, che quella conferenza di Malta, che aveva tanto fatto sperare, perché era stato deciso che comunque si potevano redistribuire, perlomeno nei paesi che si offrivano volontari, tutti quei richiedenti asilo che arrivavano nel nostro, perché poi prima di stabilire se hanno diritto all'asilo o no ci vuole tempo. Certo. E poi un po' c'è una commissione fumata nel nulla, perché quando si doveva andare a convalidare l'accordo si è preso tempo, come si fa sempre. Lei mi deve dare atto nelle situazioni che riguardano le do atto, perché dove si prende tempo, certo. Non c'è solo la situazione dei migranti, però io ho trovato quel tavolo un passo in avanti, e secondo me avrà delle conseguenze positive all'interno dell'Europa, anche nell'interesse soprattutto dell'Italia, che è un paese del Mediterraneo. Senta, naturalmente lei sta seguendo come tutti noi con grande apprensione quello che sta accadendo nei confronti dei curdi, una popolazione che
aveva combattuto sul terreno e aveva dato un contributo determinante per sconfiggere lo Stato islamico, certo. Lo Stato islamico, e che adesso è stata da un giorno all'altro sottoposta ai bombardamenti di Erdogan, abbandonata praticamente da tutto il mondo, perché tutti si sono sottratti. E l'Europa, io dico esplicitamente qual è la mia opinione, ha assunto una posizione molto opportunistica, cioè dicendo interrompiamo la vendita, l'esportazione delle armi, però solo per quei contratti che riguardano il futuro, per quelli che sono in corso non sono in discussione. Lei lo condivide questo atteggiamento? Io da molto tempo, e non dalle ultime vicende, e va tutta la mia solidarietà alla popolazione curda, che dico che l'Europa è troppo timida in politica estera. L'Europa deve far sì che ci sia una vera politica estera comune. Lo dicevo in Libia, con la Libia, e lo dico oggi nella parte del Kurdistan, possiamo dire, siriano. E se l'Europa non avrà questa capacità politica, di politica estera molto forte, avremo poi dei consessi che saranno, che saranno deboli. Fare? Cioè oggi Di Maio ha detto, va bene, quelli futuri dei contratti li fermeremo e poi sottoporremo quelli attuali, cioè quelli che sono già in corso, ha un'attenta visione, non è un po' poco secondo lei? No, noi dobbiamo fare tutto a quello che sta succedendo tutto lì a confine con la dobbiamo fare tutto Turchia. Il possibile, però dobbiamo anche guardarci in faccia, negli occhi e essere chiari. La situazione è molto molto complessa, perché prima di tutto gli americani all'improvviso in qualche modo sono andati via dalla regione, e questo ha fatto sì che la Turchia ha potuto dichiarare guerra a quella parte della Siria. E un attore fondamentale che oggi è entrato in gioco è la Russia, che sta facendo una sorta di mediazione, e le truppe oggi siriane sono arrivate in quel confine. I curdi che cosa? Siriane. Perché i curdi hanno dovuto in qualche modo scegliere tra una sorta tra la morte di nuovo genocidio e Assad, e hanno scelto la loro libertà. E hanno scelto la seconda. Hanno scelto comunque di rivolgersi ad Assad, e Assad sanno tutti che è protetto dalla Russia. È chiaro, quindi noi abbiamo varie strade. La politica europea, la politica estera europea deve essere unita, deve essere forte, questo lo dico da sempre. E l'altra strada è l'ONU, ma anche l'ONU, dove all'interno del Consiglio di sicurezza siede la Russia, e così può diventare anche un'arma spuntata se non si fa un documento importante, che potrebbero portare la Francia e l'Inghilterra a una risoluzione per cercare di andare poi con i caschi blu su quel territorio. Però se non ci si mette d'accordo anche con la Russia, con i caschi blu su un territorio di un paese che fa parte di un'alleanza atlantica della non NATO, c'è dubbio, ma questa è un'altra, comunque la Turchia fa parte dell'alleanza, questa è un'altra atlantica. Contraddizione, la Turchia che fa parte dell'alleanza atlantica, la Turchia che vorrebbe entrare in Europa, che chiaramente non potrà mai entrare, ma non solo per questa vicenda, ma perché anche le riforme costituzionali che hanno fatto non sono in linea con l'Europa. E noi dobbiamo trovare un sistema, e il sistema non può essere altro che una diplomazia forte, ma anche con delle sanzioni magari economiche forti. Però ogni azione che fai devi già ragionare e comprendere la reazione che ha.